sorta. Dai, gliele sode. Ok. Perfetto. Allora, qui ci dovrebbe essere un punto. Sì. Aspettate, raga, non capisco. Aspettate. Ok, eccolo. Non trovavo il punto dove mi devo arrampicare, ragazzi. Sì, dice, stasera non avevo una piffera da fare. Che cosa faccio? Mammi, vado ad arrampicare sui tetti. Che cacchio? Padre, che è accaduto? Qualche percorso, ma sto bene. Che ne è di tua madre e di tua sorella? Sono al sicuro. Ci ha pensato Annetta? Sì, ma... ve l'aspettavate? Non in questo modo, e non così presto. Ma ora questo non conta. Oh. Che volete dire? Spiegatevi. Non c'è tempo, ascolta bene. Torna a casa. Nel mio studio c'è una porta segreta. Usa il tuo fiuto per scoprirla. Lì troverai una cassa. Prendi tutto ciò che contiene. Molte cose ti parranno strane, ma hanno tutte grande importanza. Hai capito bene? Sì. Bene. Tra queste c'è una lettera, assieme ad alcuni documenti. Ho bisogno che tu porti quelle carte a Messer Uberto. E chi è Messer Uberto? Il gonfaloniere. Ah, ok. Ora vi prego, ditemi che accade. Che opera dei pazzi tutto questo? C'era un messaggio per voi alla Colombaia, diceva... Va, Ezio, presto. Ma no! Mi serviva! Fa tutto il giro del palazzo, raga, perché ok, mi perdo sempre l'entrata, eccola qua. Vai, 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 entra. Credo in te nel cuore delle carte. Vai. È certo che devo recuperare i documenti di Giovanni, che faccio? Gli porto. Dai, Gesù. Mio padre ha detto che qui c'era una porta. Sì, ma davanti a me dovrebbe... Davanti o di lato? Allora, questa sicuramente è la porta dove siamo entrati, direi abbastanza sinceramente. Forse è qui dietro. La qualità. Ok. Ce l'ho fatta, raga. Pensavo peggio. Oh. Oh mio Dio. Che meraviglia. Ezio, sei stupendo, fatelo di. Vediamo un po'. Buonasera, eccola la porta. Perfetto. Ciccio, so io. Ezio Auditore, che cosa ci fai qui a quest'ora? Io non... Aspetta, prendi fiato, riordina i pensieri. Hanno arrestato mio padre e i miei fratelli. Questo è per voi. Ah, ora capisco. Io no, c'è però stato bene. Un malinteso, Ezio. La rimedierò a tutto domani. Come? I documenti che mi hai portato contengono prove di una congiura contro la tua famiglia
e contro la città. Presenterò questi scritti domattina all'udienza e saranno liberati. Perché ho l'impressione, ragazzi, che non andrà così liscia? Hai bisogno di un posto sicuro. Sei il benvenuto qui. No, grazie. Ci incontreremo in piazza. Sta tranquillo, Ezio. Andrà tutto per il meglio. Ripeto, perché ho l'impressione che non andrà per il meglio manco per il cavolo? Così per dire, raga. Ok. Bella giornata, lo trovate? Ah, la macelata rotta. Mazza, quanta roba ho ottenuto, raga. Eccolo. Yes. Fino a qua c'eravamo. Del macellaio Vito. Deve spostarlo prima che passi la processione di Santa Croce, altrimenti sarà punito. Luigi, il mercante del pesce di San Marco, vuole che tutta la cittadinanza sappia che i suoi prezzi sono imbattibili. Perché ho l'impressione, ragazzi, che invece verranno impiccati? Voi e i vostri complici siete stati accusati di tradimento. Avete delle prove da presentare a vostra discolpa? Ma è lui! I documenti che vi sono stati consegnati la notte scorsa. Temo di non sapere nulla di tali documenti. Sta mentendo! Devo avvicinarmi. In assenza di qualunque prova contraria alle accuse, mi vedo costretto a dichiararvi colpevole. Voi e i vostri collaboratori verrete pertanto condannati a morte. Ma quelli sono i fratelli di Ezio. Roberto, sei uno di loro. Oggi potrai anche toglierci la vita, ma avremo la tua in cambio. Lo giuro, noi ti... Padre! Laggiù! Prendete il ragazzo! È uno di loro! No! Ti ucciderò per ciò che hai fatto! Guardie! Arrestatelo! Ma manca Soreda! Cacchio, questo è grosso, raga! Uccidetelo! Ti conviene scappare, ragazzo! Svelto! Regà, questa non è la mia specialità. Che cacchio! Madonna, regà! Dai! Ezio mio però. Ezio. Spero tu abbia messo questo bambino. Già fatto, grazie. Mazzoreta. Regà, un miracolo della natura. Ok. Trofeo guadagnato. Il dolore del tradimento. Ah, che dolore de panza, regà. Ok. Sicuramente serviranno i fiorini, ragazzi. Ho una piccola richiesta per te. Ho identificato alcuni strani segni che appaiono nell'Italia del Rinascimento. Non so a che cosa servano, ma vorrei che mi aiutassi a scoprirlo.
Rebecca ha indicato la loro posizione approssimata nel database con l'icona a forma di occhio e li ha fatti anche brillare. Facci attenzione. Chi è questa? Serezio, grazie a Dio. Vi ho cercato dappertutto. Io non sono riuscito a fermarli, Annetta. Ci ho provato, lo giuro, ma c'erano tante di quelle guardie. Vi prego, venite con me. Bisogna che vi togliate dalla strada. E mia madre e mia sorella? Sono in salvo. Vi conduco da loro. No, è pericoloso muoverci insieme. Dimmi dove devo andare, ci vedremo lì. Da mia sorella, appena a nord del Duomo. Vado subito. Ok. Raramente le famiglie benestanti avevano più di uno o due servi. A dire il vero, Annetta si sa pochissimo. Regà, non è che mi convince tanto sto fatto che di sta Annetta non si sa molto, eh. Allora, fatemi vedere una cosa. Allora, la pergamena, la scacchiera. Corsa. Sono missioni secondarie, immagino. Credo. Non so sicura, raga. Io ancora sto cercando di capire bene tutte le meccaniche. Buona giornata. Toc toc. È più in Messico? Ah, bene. Forse abbiamo sbagliato casa. No. No, è quella giusta. Io nel dubbio mi dissocerei, però. È un piacere fare la vostra conoscenza, Miss Serezia. Annetta parla molto bene di voi. Ora capisco perché. Apprezzo le vostre cortesi parole, Madonna. Ti prego, chiamami Paola. Chiamami Grazie Paola. Per l'asilo offerto alla mia famiglia, Paola. Era il minimo che potessi fare. Devi essere stanco. Magari vuoi... No, grazie. Non posso restare. Perché? Dove vuoi andare? A uccidere Umberto Alberti. Comprendo il tuo desiderio di vendetta, ma il gonfaloniere è un uomo potente. E tu non sei un sicario, eh? Risparmiami la predica. Ma posso far sì che lo diventi. E perché dovresti insegnarmi a uccidere? No, no. Io ti insegnerò a sopravvivere. Interessante. Sì. È certo che voglia imparare le abilità, ma me lo stai pure a chiedere? Dobbiamo girarci liberamente per le strade, viste ma non viste. Ok, questa cosa mi sta leggermente turbando. Vabbè, che la prostituzione fosse una delle attività più praticate, raga, vabbè, lo sapevamo, e va bene. Molto bene. Devi imparare a confonderti come loro tra la folla. Quindi? Cioè? Mi devo preoccupare? Entra in un gruppo ti per me. Ti piace quel che vedi? Ah, devo seguire a Paola. Ok. Non ho capito questa strategia, raga. Quella soreta. Sì, no, ma ci avete ragione, secondo me, eh. Un forestiero! Altro mercenario. Magari, regà, se non mi sbaglio che vado in mezzo ai gruppi di guardie sarebbe meglio.
Vi immaginate, vado lì, vicino alle guardie. Buongiorno. Sì, sei molto stanco, fidati. Te ne vai? Ok. Anche di familiare. No, no, te stai a sbagliare, fidati. Te stai proprio a sbagliare. Na 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 na. Non vedo dove va. Ok. Chi è sta gente? Ah, raga, ma questa dove deve arrivare? Dall'altra parte della città? Non ho capito io. Non ha già capito. Mi devo risiedere sicuro. Rottura di balline, aggiungerei. Sediamoci. Ah, ok, abbiamo fatto il giro. Guarda come sono bravo. Bene. Eh? Mostrerò come servirtene per far di più che spostarti. Ti insegneremo a rubare. Ah! Tieni premuto. Ah! Ok. E chi dovrei rubare? Ripeto, magari non una guardia, possibilmente. Vedo una mazza. Ne ho fatte tre. No, perché me ne ha date due? Ma mi è stata a far... Oh! Vai bravo! Che gli ruba queste? L'anima. Ma è questa chi è, raga? Tre. Cielo! Ma che cielo? Troppa gente! State in guardia, raga. A lei non la posso rubare? Era troppo facile? Yes! Ok, già, ripeto, molto meglio. Ciao, bella. Dai! Ah, scusate, avevo sbagliato tasto. Potete andare, ragazze. Dobbiamo proprio. È così carino. Da mangiarlo. Mannaggia. Ora che hai imparato ad avvicinarti al nemico, dobbiamo trovarti un'arma adatta. Ma mannaggia. Come consiglio di usare? Ah, ma tu conosci già la risposta. La lama celata. La lama è la polsiera di mio padre. Come le hai avute? Con le stesse abilità che ti ho appena insegnato. Non è proprio in condizioni perfette. Immagino che tu conosca Leonardo da Vinci. Chi non lo conosce? Ma che c'entra un pittore con tutto questo? È molto più di un pittore. Portagli i pezzi e vedrai. Mannaggia! Devi andare. Un'ultima domanda, se posso. Certo. Perché sei stata così pronta ad aiutare me? Uno sconosciuto. Anch'io conosco il tradimento. Azzarola! E chi gliel'ha fatto quella? Sì, certo che ci vado. Leonardo! Aspettami! Assoldare i gruppi! Ok! Ma in che senso?
quello lì? Ok. Premi L2 per agganciare. Andiamo ragazze, eh? Venite con me. Andiamo? Ehi, quanto ben di Dio. Ok. Quanto sei bella, dolcezza. Ma anche no? Ok ragazzi, questa cosa è molto molto. Andiamo Cicce. Cosa deve fare una fanciulla? Mannaggia. No. Aiù. Aiù. Oh. Vabbè, giustamente, regà. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.